Con successo, una missione interessante, ora ve lo dico, tra dei chirurghi dell'associazione GICAM con la Lega della Pallavolo Femminile. Questo per cosa? Per dare una speranza a quei bambini che hanno dei problemi di malformazione alle mani. Quindi è una cosa bellissima che unisce, come sempre noi ci teniamo in modo particolare, lo sport a qualche iniziativa davvero importante. Andiamo a vedere Marco Fantasia. Sheila è un'ex giocatrice ed allenatrice ugandese. Cerca una società italiana che la ospiti per uno stage. Tiso guarda le partite della nazionale italiana e ammira Lanza, Giannelli e la squadra di Modena. E poi ci sono tutti i bambini e le bambine di Entebbe in Uganda con i loro sorrisi e i loro sogni. E soprattutto ci sono quei bambini operati dai chirurghi dell'associazione internazionale GICAM e che grazie a questo intervento potranno ritrovare l'uso delle mani compromesso da gravi deformazioni. La missione congiunta della GICAM e della Lega Pallavolo Femminile può dirsi compiuta. La Lega, con l'aiuto degli appassionati di volley, ha contribuito economicamente con 10.000 euro raccolti con un'asta online di magliette, ma anche aggiungendo all'aspetto medico dell'operazione un aspetto sportivo. Tre giocatrici, Fabiola Facchinetti, Teresa Matuscova ed Elisa Cella, e l'allenatore Maurizio Latelli hanno fatto giocare a volley i bambini dell'SOS Children Village di Entebbe, un'esperienza che tutti hanno affrontato con gioia. Noi giocatrici finalmente possiamo portare qualcosa di nostro, e quindi è stato un sì senza nemmeno pensarci troppo. Da anni i chirurghi di GICAM operano alle mani bambini di molte zone povere del mondo. Ora il sogno è che qualcuno di loro diventi uno sportivo di alto livello. L'obiettivo erano i bambini, a giudicare dai sorrisi che ho visto qua e dai sorrisi che ci hanno lasciato un paio d'ore fa in sala operatoria nel reparto dei bambini, dove abbiamo visitato tutti quelli che abbiamo operato in questi giorni. Direi che non possiamo che ripeterla questa cosa, sta diventando una cosa seria qua in Uganda. Il sole! Ecco. No, sono bravissime, poi io ho due bambini piccoli, quindi mi rendo conto che il loro sorriso è la cosa più bella al mondo, cioè, quindi Donnarumma, chiunque sia, Raiola, basta, parliamo Bravo. Di questo che, infatti che Marco forse Fantasia fa la differenza. Ce l'ha proposto, è stato un servizio che abbiamo amato subito, perché questo è poi il senso finale dello sport.